relazione tossica. Sono per questo destinata ad avere solo relazioni di questo tipo? Devo gettare la spugna e abituarmi all'idea che non sono in grado di attrarre null'altro? No, non è così. Intanto lascia che mi presenti. Sono la dottoressa Teresa Natale, Life and Focusing Coach e creatrice del protocollo Basta Relazioni Tossiche. Ormai da tempo aiuto proprio le persone a dire basta alla manipolazione, lasciare andare la rabbia, la tristezza e riaprirsi così una nuova possibilità della vita. Come sempre, le relazioni tossiche di tipo amoroso sono quelle che fanno sì che la persona si desti. Molte volte si è in relazioni tossiche di tipo professionali o amicali, ma diventa difficile riconoscerle. Quando poi si cade dentro una storia amorosa di questo tipo, qualcosa accade. Il dolore, lo sgomento, il senso di vuoto, il senso di abbandono diventano talmente elevati che qualcosa accade. Accade magari di incontrare un partner in questo modo, poi dopo un po' di tempo un altro, sfumature diverse, ma alla fine di queste storie ci si rende conto che le dinamiche erano simili. Spesso possono essere dei manipolatori, delle persone con disturbi del cluster B come narcisisti, istrionici, psicopatici, altre volte possono essere semplicemente persone che non hanno la capacità di relazionarsi prendendo degli impegni seri di fiducia in quella che è una relazione, per cui non sono in grado di dare quello che in questo momento o quando è stato, di cui tu insomma avevi bisogno. Allora, che cos'è che accade quando ci si ritrova in questo tipo di situazioni in modo ripetuto? Può proprio succedere che ci si senta impotenti. Accade che le persone che si sono rivolte a me proprio e hanno deciso di fare il percorso di Basta Relazioni Tossiche, quando ammettono di aver avuto più di una relazione tossica, c'è quasi un senso di vergogna, un senso di impotenza. E una difficoltà a comprendere che cosa veramente ogni volta le fa ricadere nella stessa storia. Come tu ben sai, io ormai da tempo mi occupo di questo tipo di relazioni e ho individuato diversi schemi comportamentali che inducono proprio il soggetto a cadere in questo tipo di rete. Fra questi schemi, quelli più che si muovono più soventemente sono proprio lo schema dell'abbandono e poi ancora quello dell'inadeguatezza, la paura del fallimento, uno spirito di sacrificale molto, molto ampio. Per cui ci sono delle parti di te che entrano in perfetta sintonia e di incastro con un soggetto che invece si sente invaso da questa presenza, da questa richiesta di amore di così alta intensità come tu puoi aver posto. Per cui, quando ti accade di aver avuto più relazioni tossiche, non è una questione di sfortuna e non è neanche un destino crudele che ce l'ha con te. Non è questo. La vita ti sta dicendo qualcosa. Innanzitutto, pensare che sei sfortunato o che in qualche modo forse sei destinato a soffrire rientra proprio in quelli che sono i pensieri sabotanti, le convinzioni limitanti, per cui è importante ricominciare a parlarsi in modo diverso. E poi ancora diventa veramente illuminante quando inizi a capire che una parte di te ha, attraverso quella esperienza, in qualche modo ha risvegliato dei suoi bisogni. Probabilmente la vita ti sta dicendo che è arrivato il tempo che proprio tu diventi la tua priorità, che proprio tu impari ad amare prima di tutto te stesso. Amarsi sembra facile e appare qualcosa di talmente semplice, come a dire se sono qui, se sono in vita, è certo che mi amo. Eppure non è così. Perché amarti significa capire anche quando il dolore è esageratamente troppo da essere così sopportato. Amarsi significa non accettare più l'inaccettabile. Amarsi significa dire di no quando le persone sconfinano, quando le persone abusano dei tuoi confini, quando le persone abusano del tuo essere. Quindi amarsi
E non solo mi voglio bene, mi trucco, mi vesto e sono carino, carina, piacente. Significa attuare anche dei comportamenti con una forza, con sicurezza. Significa parlare in modo assertivo. Significa riconoscersi nelle proprie fragilità e imparare a riconoscere gli altri. Cioè iniziare a comprendere che non siamo tutti uguali. E che non perché una persona è stata meravigliosa, magari sessualmente, sia per forza la persona giusta. Cioè, amarsi significa imparare anche a scegliere, a capire che a volte alcuni incontri vanno chiusi. Mentre molto spesso incontro persone che sperano all'infinito o che la paura di non poter più incontrare, delle emozioni così belle dell'innamoramento, quella paura li fa continuare a fermare, a stare anni, mesi, anni in una relazione. Allora, tutte le volte che in basta relazioni tossiche lavoro con qualcuno, noi cominciamo proprio dalle basi. Basta relazioni tossiche si basa su tre pilastri fondamentali, che sono quello del conoscere. Quindi impariamo a conoscere la manipolazione, per cui impariamo a dire dei no in maniera corretta con i manipolatori, con le persone che abusano di te, perché non basta solo dire di no, va fatto anche in una modalità corretta verso certi individui, per cui devi iniziare ad aprire le orecchie, ad aumentare quella tua capacità intuitiva e a giocare anche. Non manipolando, ma riconoscendo quelli che sono i giochi della manipolazione. E allora in maniera coerente, assertiva, forte, dare le giuste risposte. E durante il percorso di basta relazioni tossiche, ti addentri in quelli che sono i tuoi sentimenti. Imparare a dire a qualcuno: io desidero essere amata o desidero sentirmi bene. Quello che stai facendo tu mi crea disagio, mi crea sofferenza, questa cosa non mi va. Imparare a dire questo in maniera forte, senza la paura che l'altro si adiri o possa in qualche modo denigrarti, significa ricominciare ad essere completamente allineato a te stesso. E questo è qualcosa che avviene nel percorso di basse relazioni tossiche, come è accaduto ad una mia cliente, Maria, che, come sai, sono sempre nomi inventati, che quando è arrivata da me aveva deciso di chiudere la sua relazione. Abbiamo fatto i primi incontri, il suo ex è tornato, lei ha voluto darle ancora una possibilità e comprendo queste infinite possibilità che si danno ai manipolatori, ma aveva ormai già cominciato a lavorare con me e si erano attivati dei nuovi confini, delle nuove comprensioni. Allora, i comportamenti di lui, che erano sempre gli stessi, sono stati riconosciuti. E non solo lei è riuscita a capire lui nei suoi comportamenti, che erano sempre sistematicamente gli stessi, perché hanno delle ciclicità, ma ha capito anche che in fondo quel disagio, quella sorta di ansia, quel sentirsi sempre agitata prima di una telefonata o quando doveva dare spiegazioni, ha imparato ad ascoltare il suo corpo. Allora abbiamo e siamo riuscite a chiudere questa storia con serenità, perché l'ha fatto in maniera molto serena. Ha semplicemente comunicato a questa persona con la quale ormai aveva una storia da 8 anni, che era arrivato il momento di chiudere. Non è stato per niente facile. Ha dovuto superare momenti di solitudine, momenti di tristezza, anche momenti di dissonanza cognitiva in cui si chiedeva se aveva fatto bene o male. Ma tutte queste parti sono state superate e oggi è serena. A volte mi scrive e mi dice: io la devo ringraziare, dottoressa, perché era da tantissimo tempo che non vivevo delle giornate in maniera così tranquilla dentro di me, senza più quell'ansia o quel senso di solitudine o quel vuoto.
E Maria ha imparato a vedere esattamente che cosa la faceva cadere nelle relazioni tossiche, perché questa sua storia non era stata l'unica storia. Aveva avuto precedentemente un marito in una che era anch'essa una relazione tossica. E quando è arrivata da me, non me ne aveva parlato della sua precedente storia, l'aveva minimizzata, quasi messa da parte. E poi invece tutto è affiorato. E allora ha potuto vedere i vari comportamenti, le parole che venivano usate in una storia e nell'altra storia, e tutto il sacrificio che lei aveva dovuto mettere in atto per poter reggere quelle storie. Lei non si rendeva conto che era come una sorta di vittima sacrificale all'interno delle sue storie d'amore, perché aveva imparato ad amare in quel modo. Era l'unico modo in cui lei sapeva amare. E quando una persona, ad esempio, ha questo tipo di spirito sacrificale, può facilmente incontrare qualcuno che abusa di tale forma di amore. Questa relazione tossica l'ha portata ad andare oltre. Oggi è una donna autonoma, indipendente, serena, che cresce sua figlia dandole un esempio importante di una donna finalmente libera. E non ha neanche il desiderio immediato di avere un'altra storia d'amore, almeno in questo momento per Maria non è questa la cosa più importante, perché si sta godendo la sua serenità, il fatto di poter uscire con delle amiche, poter andare a fare una spa in serenità, organizzare le sue vacanze, vivere la presenza di sua figlia in modo sereno. Questo per lei oggi le dà la gioia, una gioia immensa. E non vuole più condividere degli spazi con qualcuno che la fa sentire perennemente in colpa, sbagliata, o che le chiede, come chiedeva il suo ex a lei, di stare da sola a casa perché nel frattempo lui però non si sapeva bene che cosa facesse. È arrivato per te, se vuoi, il momento di dare una svolta alla tua vita, riconoscendoti, io sarò felice di guidarti. Ti lascio nel link sotto nei commenti la possibilità di prenotarti per conoscerci attraverso una call gratuita in cui capiamo se per te è arrivato il momento di vivere la tua evoluzione grazie al percorso di Basta Relazioni Tossiche. Io sarò felice di incontrarti, felice di capire se siamo compatibili proprio per fare questo viaggio insieme. Non vedo l'ora di ascoltarti.